Ciao a tutti ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Tra poco sarà la festa della mamma e come ogni anno ho pensato che dovevo per forza realizzare qualcosa per farle gli auguri. Quindi ho deciso di proporvi un nuovo DIY. Realizzeremo insieme questo bigliettino semplicissimo da fare. Vediamo come procedere. Per realizzare i fiori ci occorrono 7 quadrati di 9x9 cm che possiamo ritagliare da fogli di carta A4. Per creare il fiore dobbiamo piegare in tre parti uguali il quadrato, in questo modo, fino ad ottenere un triangolino su cui disegnare la forma di un petalo. Potete decidere di fare un petalo tondeggiante oppure leggermente appuntito come sto facendo io. Dopodiché bisogna ritagliare il contorno. La stessa operazione dobbiamo ripeterla per altre 6 volte sugli altri quadrati, ricalcando la sagoma del petalo in modo tale che siano tutti uguali. Il passo successivo è quello di aprire il triangolo che, come vedete, è a forma di fiore. Ho ripassato il contorno con un pennarello rosso e ho aggiunto dei dettagli per renderlo più realistico. Poi ho disegnato al centro dei puntini con un pennarello più scuro. Ho tralasciato due triangolini, uno dei quali va ritagliato e l'altro incollato per dare al fiore un effetto 3D. Una volta ottenuti 7 fiori di forma e dimensione uguali, bisogna assemblarli nella maniera corretta. Vi indico con un puntino le parti da incollare per facilitarvi. Ora che li abbiamo assemblati, basta incollarli all'interno di un cartoncino di colore a scelta, in questo caso verde, per richiamare il colore del prato. Aprendo il biglietto, la vostra mamma sarà felice di trovare un mazzolino di fiori tridimensionali. Infine decoro la copertina con un semplice washi tape con le ciliegine. E incollo un cuore arancione con la scritta mamma. Dato che ho in giro per casa molti adesivi a forma di animale, ne attacco qualcuno all'interno giusto per non lasciare il biglietto troppo spoglio. Ed ecco che in pochi semplici passi il nostro biglietto è pronto. Come avete visto è facile da realizzare, è alla portata di tutti e allo stesso tempo fa una gran bella figura. Grazie per aver guardato questo video. Se l'idea vi è piaciuta, lasciatemi un bel mi piace e un commento qui sotto. Non dimenticatevi di seguirmi su Facebook e su Instagram, anche lì mi trovate come Giada Mille Esperienze. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutte le novità. Come sempre, vi aspetto venerdì alle 19 con un nuovo video. Ciao!